La città dello stadio Maradona ospita gli stati generali del calcio. Intitolato Calcio e Welfare, il forum è stato organizzato a Napoli dal Comitato regionale della Campania della FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, e dall'Unione Stampa Sportiva Italiana della Campania. I valori dello sport e lo stato dell'arte degli impianti sportivi al centro degli interventi del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e di Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Ascoltiamo. Anche nella stagione 2022-23 noi registriamo a livello di mondo dilettantistico una piccola ma significativa crescita e quindi come tale è una realtà viva. Dopodiché va alimentata di valori, va alimentata di emozioni, va alimentata di impianti. E sono giornate importanti perché consentono di scambiare riflessioni e quindi conoscere quelle che sono delle criticità, quelle che possono essere delle modalità per innovare il calcio. Ma a tenere banco è il caso Juve. Risentiamo i nostri presidenti, sia Abete la Toccapiano, Gravina mette in guardia dal linciaggio. Un fatto importante quello che è avvenuto, probabilmente è anche in qualche modo la rappresentazione della fine di un ciclo dirigenziale, perché tutti i cicli dirigenziali hanno un inizio e hanno un termine e quindi come tale a questo punto vedremo quali sono gli sviluppi, sia da un punto di vista di gestione della società, sia da un punto di vista di quelle che saranno le valutazioni che saranno fatte da parte degli organi competenti. Non mi piace l'idea di sanzionare alcune realtà, nel caso specifico la Juventus, prima che venga svolto un processo. Ci sono delle indagini, ci sono delle acquisizioni di atti. Ripeto, se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non ci sono problemi. Potete fare quello che volete, però stiamo un po' cauti perché credo che quel tema potrebbe riguardare anche altri soggetti.